Come dice Matano, vengo da lei, Flavia. E io comincio col dire che non sono sempre d'accordo con Barbara Alberti, e viva Dio, nel senso che mi sembra anche giusto, e non sono stata d'accordo con tutto quello che ho letto in questo libro, però ho molto apprezzato, e da sempre ho molto apprezzato il modo tagliente e lucido che ha Barbara Alberti di incorniciare la nostra realtà e raccontarcela. Mi è piaciuto molto ovviamente il ritratto di Michela Murgia, le espressioni come luce del pensiero, audacia estrema, potere sulla folla che ha riuscito ad avere questa donna. E poi ci sono delle frasi per cui io veramente mi farei delle magliette, tipo: i maschi preferirebbero essere uccisi che derisi, e il mondo morirà ma morirà vivo, vivissimo. Ecco, queste sono delle cose che Barbara Alberti scrive e che per me sono effettivamente molto illuminanti e molto coraggiose, sempre e comunque. Allora, Alberti, ha sentito quattro anni. Io sono commossa, estasiata. Questo vuol dire essere letti, guardati anche sotto le virgole. Certo. Ringrazio infinitamente queste donne così argute, così acute, così coraggiose, e anche accetto le critiche che mi sono state fatte, si può fare anche di peggio, voglio dire. Ma cioè l'idea è che abbiano accolto questa cosa con vivezza, con apertura, da streghe, mi entusiasma. Grazie. Ma lei per chi l'ha scritto?